Here we are. Ben arrivati all'autodromo nazionale di Monza, dove tra poco ci sarà la prima gara di questo weekend del Formula One Academy. Un ragazzo che because we need women in Formula One. La vita in un incidente, in un tragico incidente, in occasione di una prova a Spa-Francorchamps di un round del Formula Regional European Championship by Alpine. Sto parlando di un ragazzo di soli 18 anni che si chiama Dylano Van Zoff. Questo ragazzo correva per il team He's talking Motorsport, ripeto, soli 18 anni. Purtroppo Dylano. La dinamica dell'incidente è stata... He's talking about Dylano. E l'impatto purtroppo è stato fatale. La gara era ripartita da poco. Erano sotto la pioggia e purtroppo in quelle condizioni, uscendo da Oruja Radion, c'è stato un impatto fatale di una macchina che l'ho preso in pieno e ha spezzato la vita a un giovane che prima di tutto aveva... Crediamo sia giusto osservare questo minuto di silenzio e ricordare in questo modo questo ragazzo che appunto pochi giorni fa è volato via troppo presto, come purtroppo ancora oggi succede ogni tanto nel mondo delle corse. One minute of silence for Dylano. With the music, but it's a minute of silence. E se volete potete anche ricordare con un applauso a questo ragazzo e salutarlo anche in questo modo. Grazie a tutti, davvero. Mi sembrava la maniera migliore per ricordare uno dei tanti giovani che sognavano una carriera in questo mondo del motorsport. Grazie a tutti. Tra poco il Formula 1.